Salve, io sono Fabio, e lei è Chiara. E lui è Andrea. Andrea. E diciamo che oggi noi rappresentiamo i giovani delle scuole italiane. E siamo qui appunto per consegnarle questa petizione. E volevamo dirle che noi crediamo in lei e diciamo, siamo contenti di questa riforma, però vorremmo che ci fosse diciamo, una parte dedicata appunto alle biblioteche scolastiche, perché diciamo, le reputiamo molto importanti per la formazione dei giovani. Per invogliarli a leggere, che oggi i giovani non sono tanto invogliati, cioè devono essere più invogliati secondo noi. Soprattutto per diciamo, regolamentare la posizione del bibliotecario scolastico, che per adesso diciamo, non è molto agiata come posizione, infatti spesso sono docenti di altre materie che si occupano volontariamente. E niente, diciamo, ma anche per avere una zona di ricerca in cui svolgere dei lavori scolastici diciamo, all'interno della scuola, come tra l'altro in altri stati europei diciamo, a cui aspiriamo di appartenere in un futuro, magari di avere un'Europa un po' più continentale. Beh, allora vi ringrazio, sicuramente questa petizione arriverà anche al ministro, che come sapete non ha potuto partecipare proprio perché sono giornate intensissime di rapporto con la Camera, che non è solo quello che avviene diciamo così nelle riunioni formali, ma c'è uno scambio, una discussione molto intensa con tutti i parlamentari. E quindi però sapete che lei è una linguista, si definisce un umanista, quindi sicuramente sarà particolarmente sensibile a questa petizione, che quindi le consegnerò. Devo dire che esiste già un rapporto molto intenso tra il nostro ministero e il MIBACT, quindi il Ministero delle Attività Culturali per il Turismo, il quale ha diciamo, in carico proprio un piano nazionale proprio per la promozione della lettura, che ovviamente passa strettamente anche per la valorizzazione delle biblioteche, non solo di quelle scolastiche ovviamente, ma di tutto il patrimonio vastissimo di biblioteche che il nostro territorio possiede. E per quanto riguarda le biblioteche scolastiche, diciamolo pure, ci sono nostre scuole molto antiche, no? Abbiamo festeggiato qualche anno fa per molte di loro i 150 anni, cioè sono nate proprio con l'Unità d'Italia molte di loro, molti gloriosi licei, istituti tecnici del nostro territorio hanno proprio festeggiato questi 150 anni e quindi sono anche scuole che hanno delle biblioteche che hanno ormai una, diciamo, una rilevanza proprio anche proprio come patrimonio culturale della nostra, non solo scolastico, ma proprio del nostro paese, assieme anche a tanti bellissimi laboratori anche scientifici, anche questi molto con delle attrezzature che potrebbero stare in musei sostanzialmente. Quindi abbiamo veramente un bellissimo patrimonio che però giustamente deve essere anche un patrimonio che in qualche modo gli studenti non solo così contemplano ma usano, e quindi c'è la necessità sicuramente di portare anche queste biblioteche degli ammodernamenti e anche delle figure che in qualche modo possano favorire sia anche la parte, come dire, dell'aggiornamento, dell'acquisto di libri e sia la parte poi della tenuta e della, diciamo, del coordinamento dei servizi della biblioteca. Quindi sicuramente questa vostra petizione diciamo, sarà presa in considerazione. Devo dire che proprio venendo al Salone del Libro ho letto alcune, come un po' tutti, alcune statistiche sul dato piuttosto raccapricciante diciamo, del calo dei lettori nel nostro paese, che ci colloca veramente alle ultimissime
posizioni dei paesi cosiddetti sviluppati, per cui ci sono tantissimi adulti, la maggioranza, la stragrande maggioranza, che legge meno di un libro all'anno. Però in questo panorama così negativo, che segna di anno in anno ulteriori traguardi negativi, diciamo l'aspetto invece positivo è proprio rappresentato dai ragazzi e dagli adolescenti, dove invece si registra una certa ripresa, quindi un accesso, diciamo, alla lettura che sembra incoraggiante. Quindi sicuramente questo va incentivato e mantenuto anche attraverso le biblioteche scolastiche, che forse sono il primo momento, il primo punto d'incontro con la lettura che i nostri studenti possono avere. Grazie. Volevo soltanto sottolineare il titolo della petizione, no? Che è per leggere e fare ricerca in Italia come in Europa, quindi il tipo di biblioteche che noi sogniamo, no? E che siamo sicuri ci aiuterete, insomma, a costruire, sono delle biblioteche innovative, no? Proprio perché i ragazzi di oggi nella scuola si devono confrontare con i linguaggi multimediali, questo è un punto, e poi però un percorso che parta proprio dalla scuola primaria fino al liceo, con questa figura che purtroppo da noi è sempre mancata, del bibliotecario. Noi insegnanti non ce la facciamo a fare il volontariato, abbiamo proprio bisogno, come il resto d'Europa, mi pare che l'ultimo paese sia stato il Portogallo a aggiungere proprio una legge, e quindi vorremmo arrivare a questo, in modo che non si parli più di volontariato, ma ad ogni ragazzo in tutto il suo percorso di crescita venga garantito questo. Quindi contiamo sul vostro lavoro. Grazie. Grazie, grazie.